Buongiorno ragazzi, ragazze. Oggi, capelli, dobbiamo andare a Terni, come ho detto, perché l'hanno chiamata all'ospedale. Oggi andiamo giù a Terni, speriamo bene che non è qualche cosa di grave, che non sono una visita, come hanno detto per telefono. Dopo ve lo faccio sapere perché. Va bene, adesso ho già fatto fare colazione o con la macchinetta che avete visto sul vlog e mo mi vado a fare il caffè io. Andiamo insieme? Andiamo insieme. Ecco, ho bloccato un attimo lì perché adesso andiamo in cucinetta e ci facciamo un bel caffeino perché il caffè per svegliarsi la mattina è una bella cosa. Io ho tutto il caffè qua, ma vi faccio vedere. Questo è tutto il mio caffè, però mi piace più questo qua di sapore, se è così. Se invece ci fa il cappuccino pure questo. Ma però quando poi finisce questo, prendo questo qua. È uguale. Questi sono, vabbè, tutti i pezzi. E questa è la macchinetta. Qua dietro ci si mette l'acqua. Ok. Ora vado a prendere, perché ho fatto il cappuccino con Rino, ho già. E allora vado a prendere questo qua. Comunque, ve lo dico, noi prendiamo tutto deck perché questo, vabbè, anche proprio questo qui pure è decaffeinato, però a me è più buono questo qua. Non so se è della lavazza, boh. A me piace la lavazza tanto. Vabbè, mo vado a prendere cosetto. Ecco, prendo, come ho detto, questo qua perché mi piace di più. Ciao ragazzi, ragazzi, sono arrivata a Terni. Ah, il mio Terni con questo odore di inquinamento. Vedi? Terni con questo odore di inquinamento. Sto scherzando, all'ospedale, stavo qua, sono arrivata all'ospedale. E stiamo andando su che devo fare timbra l'impegnativa e poi dopo andiamo sul reparto a 10:30 c'ha l'appuntamento, stavo a 10 minuti da 10 per arrivare giù mi ci è voluto un'ora e mezza, tutti i cambi, tutte cose ho controllato, ma certo, vabbè, nuvoloso. E adesso vi lascio perché stavo arriva dentro lo stradale. Adesso farò qualche video così silenzioso, senza che parlo, faccio vedere silenzioso che non mi faccio accorgere perché dentro lo stradale questo si può qua registrare. E faccio qualche video silenzioso. Ciao, dopo. Quando uscivo dall'ospedale. Siamo dentro l'ospedale, siamo entrati. Eccolo qua l'ospedale. Però prima dobbiamo andare a timbrare. Poi andiamo dentro l'ospedale. Andiamo a tirare dopo, ci vediamo. Ti sta registrando che i due ricci.
Fiorino, ciao. Ciao, dove vuoi? Fiorino, ti vedi? Parla. Ciao, Dove perché stanno venendo l'ascensore, sono da sole, non sono andato giù. Questo qua. Come fai a far vedere? Vedi cosa spingere. Sei felice quando sei qua all'ospedale? Stiamo aspettando che ci chiama la dottoressa. Abbiamo fatto l'8 ottobre, dobbiamo venire qua. 8 ottobre devo venire, perché qui non va tanto bene. Penso di no, perché poi c'è la faccia. Vediamo? Andiamo bene, vabbè. Stiamo uscire dall'ospedale. Ci vediamo dopo. Ciao. Ecco, siamo usciti dall'ospedale, adesso andiamo verso la macchina e ci vediamo quando stiamo dentro la macchina prima da montare la macchina. Ciao, a dopo. Ecco, siamo arrivati alla macchina. Purtroppo hanno detto così. Molto presente, fa altre po' di ricerche. E che trema tanto. Boh. Vabbè, schemie fa. Ci vediamo dopo quando arriviamo a casa. Ciao. Ecco ragazzi, sono arrivata a casa, mo mi metto il mio vestitino di casa e inizio a preparare il pranzo. Vedo che mangio poco. E vabbè, mo a ottobre tocca da giù che devo portare Guerrino e ci farò vlog, vabbè, per quel giorno. E niente, boh. Faceva una faccia molto strana, dottoressa, però quindi il resto dicono cose. Tanto io non è cosa da fare, faccio solo i video e basta, li metto su, non so qua grande YouTube, devo fare niente. Io tanto non c'ho da fare niente. E perciò lo porto da dottore. Ieri mi sono messa a pulire a fondo la cucina fino a mezzanotte. Piano piano sto pulendo tutto, la cucina a fondo. Perché io in realtà sono molto fissata la polizia. E sto cercando di pulire tutto a fondo. Dalle medicine, Guerino. Va bene, mo mi spoglio e pranziamo insieme. Ciao. E adesso mi spoglio e vado a letto, riposarmi. Non c'è il pranzo perché non ho pranzato, non mi vado a pranzo oggi.
Vabbè, ciao. Ciao ragazzi, ragazze, oggi è giorno di pizza e siccome che io sono intollerante al glutine devo fare due passi diversi. Io e la Kelly mangiamo la pizza stasera e allora io sto facendo prima l'impasto per la Kelly, poi per me, io perché ho quelli contenitori di tappe e ciò quello per fare lievitare, che il tappo col tappo, non so se l'avete mai visto, che quando è lievito l'impasto si stappa, ramo spento che si stappa la sua, poi faccio la pizza mia senza glutine, la farina. Non vi faccio vedere qual è. Piatto questo qua, dentro c'è l'impasto e quanto si stappa, perché adesso lo si tappa, e questo qua, questo lo devi attappare, infatti è caldo, e quanto questo si lo tappi e di un po' per levare l'aria, ma questo non so come cavolo fa, quando è gonfio si stappa da solo, vabbè. Ma aspettiamo questo qua, l'impasto di Rachele, poi vi farò l'impasto, cos'è una farina senza glutine. Ciao ragazzi, ora è ora di cena. Rachele sta cuocendo la pizza di Rachele, qui c'ho il corno dritto qua, con i capelli. Adesso i miei capelli stanno a diventare lucidi. Sarà cresciuto i miei capelli. Rachele, penso che buonissima la pizza di Rachele. Ho cambiato la farina, penso. Buonissima. Guarino invece sta a 10 cetrioni. Non vi faccio vedere. La mia invece è quasi di lievità. Tanto si sta a cuoce ancora con la Rachele. Non vi faccio vedere cosa mangia Guarino. Che non ci aspetta. No, abbiamo parlato mezz'ora senza che è partito qua. No, allora stavo a dire, avete perso il tremore di Guerrino. No, ritira il braccio, ciao, trema, ecco. Vabbè. La sua malattia gli fa male così. La dottoressa, stavo dicendo, gli ha domandato se gli tremavano le gambe, la capoccia. Ciao. La capoccia poco poco, ogni tanto, le gambe ogni tanto mi fanno Giacomo Giacomo. Perciò sono tutto un tremolino. Tremolino il vetrino. Tremolino. Ma vedi che ti trema la capoccia? Un po' sì. Lui sta mangiando il coso. Si chiama? Cicchiriolo, cicchiriolo signori, cicchiriolo, tutto neolo. Poi beve la Coca-Cola e invece la pizza di Rachele sta cuocendo ancora. Cicchiriolo gratis. La mia deve lievitarsi. Gratis, sì, dalla Sofia. Appunto. Va bene, adesso è partito. Vuoi dire qualche cosa prima che l'altro? Sì, ciao e buonasera a tutti. Ti sta fermo un attimo. Buonasera a tutti da Giginolo. Fate pubblicità. Certo, ma pubblicità. Però non mi scrivete nessuno. Ma che ti frega? A quello di copia. E ti frega. A sto povero disgraziato. Guarda i capelli, guarda. Guarda i capelli. Allora, i capelli non ce l'ha, però c'è i peli. Guarda quanti peli che c'ha. Ti raggio poi io, ti faccio vedere. Bello signore. Guarda quanti peli che c'ha. Pure sopra la spalla, poi ce l'ha qua. Ecco, si vedono i peli. Se stava... Un dottore, quando stavo a fare terapia, mi ha detto
Ciao, bello Simeone. Io seguo, Quanti peli che hai? Era un dottore che lo doveva Era un dottore. Tuo marito è un bello scimmione, fatto sì. Mamma mia. Complimenti, signora, che c'hai questo bello scimmione. Poi si deve piacere, mi sa, perché si deve sempre già fatto, facile dire Mi viene sempre a trovare. Tutte le sei mattine. innamorato. Sei innamorato e tu l'hai snobbato, porello. Mi arriva, cioè, come stai? Era bravo, Sì. Io sono tutto bene. Cioè, continua così, continua. E mi caressava. No, stava a niente. provare. Mi ha fatto mio, gli ho detto niente. Mi stai a capire la schiena, eh. Era bravo, voglio. Va bene, stava a fare terapie per camminare. Sì. Gli facevi bene a pasto. Ti dispiaceva che stavi così. Ci posso fare. Ma no, ma quello faceva a tutti, per incoraggiare i malati faceva. Pure ho bisogno. Una volta stavo aspettando sul reparto per parlarci e ha visto un altro che era, stava male. Come stai, bello? E lo carezzava. Mi faccio l'atteggiamento suo, No, ora. dottore. Pure quando mangiavo lì, uguale. Con tutti Veniva faceva. lì, ciao, come va? E io dicevo, sto Però bene. mi dovrebbero essere così, dottore, quando non è malato. Va bene, io devo vedere se la pizza di Rachele è pronta. Ok. Ciao. Ciao, guarda che capelli! Perché non vado più dalla parrucchiera, si vede che mi si spezzavano i capelli, non so, non mi arriva una fa coda. Allora c'ho tutti elettrici così. Vabbè, comunque, pranzo non ho pranzato perché dovevo mangiare la pizza stasera. Ho fatto la pizza Rachele. La stavo a fare io, con la mia grande fortuna che ho. Cosa mi è successo? Mi si è rotto il forno. Si è rotto il forno. Insomma, già un pezzetto di parmigiano e basta. Dovevo buttare via tutta la pasta perché poi l'ho fatta con glutine. E ci è voluto tanto tempo perché si allunga la lavorazione, la crudine, perché la farina è diversa. E stavo a cuocere e mi si è rotto il forno. È rimasta cruda, l'ho dovuta buttare via, eccola qua. Tra la mia pizza qua dentro sta cruda. La fortuna zero. Vabbè, comunque oggi è una brutta giornata per me. Beh, tutti i capelli un po' elettrici, mamma mia, non lo so, tutti, tutti. Una delle mie figlie ha detto è perché la parrucchiera faceva una volta al mese la tinta e allora mi è venuta così, non so. Poi stavo con la scala, la cucinetta, a pulire la cucina che io trovo altissima. Stavo per cascare. Cascata l'acqua per terra, stavo per cascare la scala. Oggi la giornata già. Ah, ma questo ho mettuto male, questo video, spero che vi piace. Sono molto triste stasera. Spero che vi è piaciuto, che vi ho fatto compagnia e vi siete divertiti. E questa è la cosa più importante. Io adesso
vi posso lasciare perché è finito. E mettetevi tanti like e iscrivetevi al mio canale. Buon sabato e pure buona domenica, perché lo metto domani che è domenica. Ciao, al prossimo video. Non so che, lo schermo sporco. Qua. Qua. Va bene, comunque, buon sabato, pure buona domenica, perché questo lo metto domani mattina. E adesso me ne vado a dormire. Me ne vado a dormire. C'è stata una brutta giornata, mamma mia, lunga. E prima, vabbè, ho portato il da dottoressa a fare la sua vista. Dopo quanto prodotto riportato. Poi, vabbè, per andare a Terni c'è stato un sacco di traffico. Mi c'è voluto un tanto tempo. Il doppio del tempo. Poi si portate là a fare l'aspettativa. Poi dopo si portate da là all'ospedale che avete visto. E poi oggi è una giornata. Una giornata oggi proprio. Poi stasera ho fatto la rassa, stamattina non ho fatto colazione. La mosca. Non ho fatto colazione, poi sono ritornata, ero troppo stanca, non ho pranzato. Mi sono alzata, ho fatto un po' di merenda, ho mangiato una mela, così. Poi stasera volevo mangiare la pizza invece. Fanno un casino poi. Volevo mangiare la pizza e niente, si è rotto il forno. L'ho fatta la ragare di bene, il mio si è rotto. Si è spento. Non è che so quanto lo potrò comprare, se lo potrò comprare. È un macello. Vabbè. Adesso mi lascio. Ho tutti i capelli, ho i capelli dritto così. Ecco, lasciamolo così. Non lo so perché ho questi capelli così. Se avete fatto fare la tinta parrucchiera, mi si sono spezzati un po', guarda. Perché prima di andare a parrucchiera ce la facevo a tenere tutti i regali, boh. Vabbè, un po' divertimento che è sabato e un po' divertimento domani che è domenica, sento da qualche parte. E ciao, al prossimo video.